Buonasera a tutti, siamo qui con Eliana Scognamiglio e con Umberto Corradino, proprietari del panificio da Nonno Enrico. Come nasce la vostra avventura con il panificio da Nonno Enrico? È nata un paio d'anni fa quando stavamo a Firenze e abbiamo avuto questa opportunità. Il locale, questo è della mia famiglia, e mia madre mi ha chiesto se volevo iniziare un progetto, iniziare qualcosa qui a Santa Maria, visto che noi abitavamo a Firenze, lavoravamo lì, però la situazione lavorativa era molto precaria. Abbiamo deciso di ritornare e di riprendere quello che poi è stato per tanti anni l'attività della mia famiglia, che è il panificio. Quindi è una cosa che si è tramandata da generazione in generazione. Ne approfitto per farti una domanda: come fate a coniugare tradizione e innovazione? Ma guarda, noi abbiamo preso le ricette originali di Enrico Formicola e di Anna Chiarierno. Sarebbero i nonni di Eliana che per anni e anni hanno portato avanti questa attività. Poi al pane abbiamo aggiunto semplicemente nuovi preimpasti, soprattutto il lievito madre, che in zona è molto difficile da reperire, devo dire la verità. È un prodotto molto particolare. Utilizziamo celle di lievitazione, lievitazione a freddo, che ci permettono di dare più digeribilità e leggerezza agli impasti. Per farti un esempio, il nostro pane lievita 24 ore, minimo 24 ore. Quindi questo veramente fa in modo di dare profumi e digeribilità che non ha uguali rispetto a un pane fatto come una volta, nel senso 3-4 ore, insomma, il pane era pronto. E questo mi permette soprattutto di fare una vita non come i vecchi panettieri, è una vita molto molto migliore. Se c'è la tecnologia cerchiamo di utilizzarla, sarebbe inutile lasciarla lì. Oltre al pane, quali sono i vostri prodotti di punta? Facciamo anche i panettoni a Natale, le colombe a Pasqua, cerchiamo di fare per le feste di compleanno le brioche a forma di numero, di lettera, poi facciamo cose dolci, biscotti secchi, dolci della tradizione, come diceva lui prima, i dolci di mia nonna, cerchiamo di imbussarli e lavorare anche fuori dal territorio, quindi mandarli anche al nord. Abbiamo anche altri tipi di pane particolari, come il pane alla curcuma. Lavoriamo col pane con la spirulina di acciaroli, cerchiamo sempre queste farine, queste cose nuove per dare, diciamo, un nuovo volto al pane. Visto che viviamo in un periodo un po' particolare dovuto al Covid e agli effetti di questo maledetto virus, la vostra attività ne ha risentito molto? Ma guarda, purtroppo come tutte le attività in questo momento c'è un attimo di flessione. Le persone del territorio, del posto, stanno rispondendo bene, diciamo, alla richiesta dei commercianti in generale di acquistare locale. Poi sai, il nostro è un settore, cioè nel senso particolare, se si può chiamare così. È prima necessità, insomma, è pane e va comunque mangiato, diciamo, tutti i giorni. Cerchiamo di resistere, stringere i denti, come ha detto lei, di inventare, cercare, creare cose nuove e di aiutare anche. Facciamo delle donazioni di pane, sai, l'invenduto, queste cose qua non viene buttato, ma viene semplicemente regalato a chi ne ha bisogno. So che fate parte di un gruppo su Facebook, Fratelli di Maria. Puoi spiegarci un po' meglio di cosa si tratta? Sì, praticamente è un gruppo nato proprio all'inizio della pandemia. Abbiamo avuto un'idea, di fare un panettone estivo, di fare un qualcosa che richiamasse l'essere italiani. Sai, è stato un periodo molto difficile, sono stati mesi complicati. E abbiamo creato questo panettone estivo, mente al limone candito, che è andato abbastanza bene. Una percentuale di questo ricavato sui panettoni è stato donato ad AIL. Comunque ci saranno anche altri progetti più avanti impostati in questo modo, sempre per donare qualche piccola percentuale in beneficenza. Siamo molto uniti, siamo più o meno 40 panettieri sparsi veramente in tutta Italia, dalla Sicilia alla Sardegna, alla Val d'Aosta, Milano, Vicenza, insomma, copriamo tutta la nazione. Quindi speriamo che è un progetto che crescerà. E qualsiasi panettiere sia interessato ad entrare nel nostro gruppo, l'importante
basta contattarmi e io cercherò di farlo inserire. Invito tutti chi ci segue a venire da nonno Enrico a gustare i panettoni e le altre leccornie che questo negozio vende, gestito da due giovani volenterosi e in gamba. E visto che anche Natale, che sono le feste natalizie, mi approfitto per farvi gli auguri. Grazie, auguri anche a te, buona. Grazie mille, auguri a tutte e buone feste. E mi raccomando, seguite WeStation Cilento.